Un brutto Pescara cade meritatamente al Mapei Stadium al cospetto della Reggiana, che si dimostra di ben altra pasta, tornando così ad appaiare il Modena in vetta. Nulla da fare per i biancazzurri, apparsi sempre in affanno e mai in partita contro un avversario superiore. Nel KO in terra emiliana hanno pesato questa volta anche gli errori in corso d'opera di Gaetano Teri, che senza Memusciai e Ingrosso recupera Pompetti e Derisio. In attacco con Ferrari ci sono Dursi e Rauti. Gli emiliani rispondono con il consueto 3-5-2. Nella fredda serata emiliana si gioca di fronte a 5.000 spettatori. Inizia in maniera aggressiva la squadra di casa, che pressa i biancazzurri nella metà campo. Intensità ed agonismo dei locali portano subito al vantaggio al nono minuto, quando Zita atterra in area Guglielmotti sotto gli occhi del direttore di gara, che assegna il rigore con Zamparo, che spiazza con freddezza dagli 11 metri Sorrentino, regalando il vantaggio alla sua squadra. Inizio shock per i biancazzurri, costretti già ad inseguire. I locali, dopo il gol dell'1-0, arretrano di qualche metro, consentendo a Pompetti e compagni di portarsi in avanti. La difesa emiliana, la migliore del torneo, fa però sempre buona guardia con Venturi, chiamato alla parata solo al 29esimo su punizione tagliata di Pompetti. Match con pochi acuti. Al 31esimo minuto i padroni di casa si rendono poi nuovamente pericolosi con un tiro dalla distanza di Sciaudone, che chiama Sorrentino ad una respinta difficoltosa. Squadra di casa in controllo del match, pur senza strafare, con i biancazzurri incapaci di una seppur minima azione offensiva. Si arriva così, anche tra qualche sbadiglio, al finire di primo tempo, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di Reggiana 1, Pescara 0. Avvio di ripresa con la squadra di Diana all'attacco. Al nono minuto Sorrentino salva con i piedi su Zamparo in una gara che resta complicata, con Auteri che all'11esimo manda in campo Pontisso e Clemenza per Derisio e Dursi. La miglior difesa del torneo, quella della Reggiana, chiude però tutti gli spazi e biancazzurri costretti spesso a forzare le giocate. A sorpresa al 22esimo il tecnico del Pescara passa poi al 4-3-3 con Cernigoi e Diambò in campo al posto di Ferrari e Glianes. Il trascorrere dei minuti però non agevoli i biancazzurri, che rischiano al 25esimo sul tiro a fil di palo di Radrezza, che fa correre un brivido al portiere del Pescara. Il Delfino resta così almeno in partita, con Giambò che al 27esimo calcia dei 30 metri mandando la sfera fuori dallo specchio. Al 28esimo occasione gol per Cernigoi, che a due passi dalla porta sguarnita della Reggiana si fa anticipare. Al 31esimo Nzita, già ammonito, ne combina un'altra delle sue, andando a commettere ancora un fallo a centrocampo e rimediando la seconda ammonizione di rosso. Pescara in 10 è costretto ora ad inseguire in inferiorità numerica negli ultimi 15 minuti di partita, con il puntuale raddoppio di Radrezza che arriva al 34esimo dopo l'errore della coppia Cancellotti-Drudi. Emiliani che vincono dunque la partita. Nel finale il Delfino prova a reagire e al 37esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gherardi di testa chiama alla prima vera parata della serata Venturi. Troppo poco per sperare di provare a riaprire un match che la capolista vince con merito. E giovedì si tornerà in campo quando all'Adriatico arriverà la Virtus Entella. Occorrerà però un altro Pescara per evitare un'altra brutta figura.